Bentornati. Salve a tutti. Ho avuto la voce bassa sto giro. Kansas City State Playoff, secondo turno. E ritroviamo... La Bilen High contro Bonne Springs. Ritroviamo Jeb, il nostro wide receiver. Uomo che più che corre per prendere un passaggio, blocca per le corse dei compagni. E credo che questo non sia diverso. Questa volta il nostro gioca... scavezzacollo. Sì. Quasi quasi, ah no, belli, grandissimo. Comunque stavolta alla fine del primo quarto è stato chiamato. E infatti probabilmente in settimana hanno anche discusso di questa cosa, sì, vediamo se lavorato. Corre le tracce. Stavolta nessuna traccia che gli vediamo se corre le tracce che gli sono dovute, ma nemmeno ma per sonno per idea. E lo mette a segno un touchdown. Neanche per idea. Diciamo che fa un po' di testa sua troppo, sì, ancora, eh. Ma finché il quarterback lo trova... Sì, finché i risultati sono questi va bene, ma quando i risultati allora, non sono questi... Da quello che vi possiamo dire è che notiamo che viene fatto giocare sul finale dei quarti. Di nuovo... Sì, infatti siamo sul finire del secondo. Sta per finire il primo tempo, si va poi negli spogliatoi. Prende un altro guadagno abbondante, un altro primo sì. di 10. E poi sono si conclude il 21 tempo. 21 a 10 e siamo a... Ecco, nel terzo quarto, richiamato di nuovo su un secondo e 11, non lunghissimo, sceglie di nuovo una traccia tutta sua. Sì, tutta sua. Oddio, però tutta batte sua due giocatori. E ce la fa. Diciamo che la era... cosa sconvolgente è che ce la fa. Questa volta però diciamo che era un po' più larga della sua traccia, ma non era molto differente, più o meno. È proprio che se ci vogliamo... Trovare una giustificazione alla ragazza. Non arrampicare sugli specchi. Sto giovane. E sono ragazze, ti ho ecco capito. Ecco qua, ho una faccia per i fatti suoi. E non c'è nessuno però, ovviamente, va via. E va in touchdown. Cioè... E credo che il mister non sarà felice di questo, nonostante... No. Nonostante i punti, nonostante la vittoria che sicuramente arriverà, non credo che siano molto felici di 72 questo. 72 yard, Sì. Poi... Ma quanto ti ci puoi... Eccolo, infatti. Fine del terzo e quarto. Quanto ti puoi appoggiare manda a bloccare. Poi su... Una persona vediamo che se almeno segue. Blocca. Dai, questa volta almeno sì. Si perde subito il suo. E diciamo che se l'è perso ed è rimasto lì. Guarda, però. Siamo secondo seri. E uno. Buono. Andiamo. Ah, ecco. La regia ci offre adesso un po' di blocchi. Così lo vediamo faticare con un asino. Un'estrema fortuna questo ragazzo. Ecco qui un blocchettino. Oddio, i blocchi già. Sembrano proprio. Senza offese per gli omosessuali, ma vagamente un po'. Lì. Oh signore, dà una spintarella, voglio dire. È proprio una spintarella. Tipo, certo. Caralo, ti voglio far male. No. Finalmente un blocco, pseudo decente, esatto, più o meno come si deve. La continua, faccio vedere l'estrema sofferenza di questo ragazzo costretto Ma guarda che io lo capisco. Cioè, voglio dire, siamo seri. Ecco, abbandona il suo blocco per correre dove? Ma io lo costringerei, farei delle chiamate assurde e impossibili per costringerlo a fare ciò che dico io. Ok, questa è una cosa. E non ciò che dice lui. Ma dopo non te le fa, guarda. E non lo fai giocare. Io non lo farei giocare. Ecco, qui quasi intercetto, rischia. È terribile. Perché cioè, poi il problema non è sai mai, non hai idea mai di quello che può succedere quando gli dai la palla. È molto arrogante. È molto arrogante. L'arroganza lo prega? Può essere. È arrogante e testardo. Un Balotelli? Sì, più o meno. Perché quello che pensa lui pensa che sia il meglio. E nuovo. Invece no. Ecco, questa volta fa questa corsetta diligente. Ma so che gli passa per la testa di questo ragazzo. Ultimo quarto, 3:47 al termine, secondo e due, flat esterno. Tiene, ho fatto anche un blocchettino. Finalmente un blocco decente. Sì, sono ma siamo due partite. Sì, e siamo al quarto. Comunque questa è l'estrema sofferenza. Negli ultimi due quarti hanno chiamato solo ed esclusivamente corse per touchdown, credo. Sì. Sì. No, io fossi nel suo coach gli darei tante testate. Fino a che non sviene lì per terra e non si ricorda quello che pensa. Vediamo ancora una corsa. Vediamo se blocca questa volta. Un blocco un po' meno uomo. No. È imbarazzante. Non può fare questi blocchi. È veramente vergognoso. No, perché altrimenti. Ed è capace che lo reclutano. È capace che lo recluteranno. Per i numeri che ha. Per i numeri che fa. Per i punti che porta, più che altro.
motion. Estrema fortuna proprio. Diciamo così. Ah, due blocchi in quattro quarti di football. Due blocchi in due partite? Circa. Leggero, non ci ha mostrato molto della prima, ma credo che più o meno siamo a questo livello. Esatto, che sia stata molto diversa. Beh, l'accesso in semifinale è praticamente sicuro. E va bene, ma questo lo sapevamo dall'inizio. Dici? Sì. Che sono così forti da poter... Questo lo sapevamo dall'inizio. Quindi tu prospetti una finale? Io credo di sì. Beh, è la fine del quarto quarto, vincono 35-10, tu che cosa prospetti? Scusi. No, dico la prossima partita, questa è il quarto. Appunto. Ah, dici, visti i numeri? Visti i numeri, no? Non lo so. Io ci sono dico... un sacco, cioè, corrono tantissimo, questa è un'altra dimostrazione. Però bastarsi sui blocchi che questo bestione potrebbe infatti fare. Infatti non ci si basano, è semplice. Vabbè, la partita viene portata a casa, come sono sicura Russia, che comunque arriveranno in finale, stai a sentire a me. Con un punteggio imbarazzante, 35-10. Stai a sentire a me. Bonnie Springs torna a casa e basta. Happy Night verso la semifinale. E questa è una fortuna micidiale. Sì, la fortuna che il suo dio personale gli ha dato un fisico di questo tipo. Ah, poi non è il solito nero del ghetto, no, buona famiglia, ci dicono, e arriva su una nota dalla regia. Spocchioso, quindi, mi stai dicendo, ecco, sì. Era la traduzione. Ma anche un discreto studente, quindi la spocchia aumenta perché in teoria non avrebbe bisogno del football. No. Per riuscire, aumenta solo il suo livello di spocchia. Eccoci, Clay Center, la finale. Nella semifinale. Giusto, c'hai ragione, mi sono fatto perdere l'emozione. Ma mi ti perdi su... Così. Oddio, 10 secondi nella partita e sì. Lancia. Clamoroso. E vediamo, vediamo. Insomma, in mezzo al primo quarto, che fa questo? Ah, non viene cercato lui. E infatti, si ancora, infastidisce. Si imbarazza le sue tracce. Probabilmente quello che puntano a fare. Educarlo a seguire le sue tracce. Oh, clamoroso! Vi possiamo raccontare che correva la sua traccia. Esatto, ci ritornava parente, esatto. Quindi voglio dire, è un passo in faccio avanti. Faccio notare la nota di colore, ci ritornava parente. Dai, colore indigenissimo. Adesso ha deciso di smentirti subito. Ecco, grazie, amico mio, grazie. E vado profondissimo. Poi per carità, però... Come fa sti numeri? Ah, e lo vado a bloccare, così impara. Bravo, oh, che ti serva di lezione, ma quando mai? Ma che guarda, che blocco penoso! Che blocco penoso! Si è bloccato lui, non hai capito? Secondo me 9. Dici che lo cerca? Secondo me si è bloccato. Secondo me no. No? Secondo me. Dove va? È tornato indietro! È tornato indietro! Ma dove vai, imbecille? No, il coach non sarà molto soddisfatto e di parole dolci e soavi, secondo me. No, vediamo. Nello spogliatoio. Vediamo adesso. Cosa fa? Non lo cercherò, no. No. Però vanno a semifinale. Beh, era quasi scontato, però effettivamente... 20-7, siamo al terzo quarto. Diciamo che c'è un margine di sicurezza da incrementare per il margine... Come io ti avevo detto... Arriveranno in finale sicuro. In tempi non sospetti, volevi aggiungere? Ovviamente, perché io sono lungimirante. Però io corri quasi di nuovo la traccia. Infatti perde la fa. Bella, questa era una presa. Io di finire fuori. Straordinario. Non solo i numeri devastanti della partita scorsa. Comunque cioè. No, perché forse Beh, lì questo è un gran numero. Sì. Perché era sulla subito sua mentre traccia. Lo critichiamo immediatamente, perché probabilmente ha seguito di più rispetto alla scorsa partita. Questo è veramente una ciò gran che gli veniva detto di fare. Presa, mette bei numeri adesso sì, sono bei numeri nonostante c'è il rientro degli avversari che si sono avvicinati. Il margine sembrava fate... sicuro, ma invece per favore non mi fate. No, un altro lungo. No, ecco. Per i fatti suoi, però sempre. Sì, sì. La traccia è un'opinione, diciamo, che per lui è un indirizzo di pensiero.
più o meno da quelle parti. No, non è neanche più o meno da quelle parti. 27 a 29, 36 secondi, la partita non è affatto finita, ragazzi. No. Incredibile. È tutto possibile. Si corre a sinistra. Blocca questa volta. Ma va, se stesso blocca. Questa volta blocca. Quarto e 11. Classica. Finale. Riescono però a darmi ragione. Sì, ma diciamo che sul filo di lana, perché un 27 a 29 contro Clay Center non era scontato. Avevo ragione? Di poco. Avevo ragione. Però non fanno, non li fanno automaticamente diventare i prossimi campioni del Kansas, perché rispetto alla scorsa partita hanno sofferto di più, dimostrando che il loro livello non è a Celso, ma forse erano semplicemente scarsi gli avversari nel primo turno. Probabilmente possono essere diverse le qui vediamo il nostro ragazzo in azione, in alcune azioni di gioco, in alcuni instant replays. 27 a 29. Comunque ci si gioca la finale. Comunque guardate, c'è Ball State, c'è Oregon, Duke, esatto. La Northwest, Iowa, Arkansas. 174 yard per 6 catch. Un touchdown e un 4 stelle, ragazzi. Jeb è destinato, perché, nonostante il mio scetticismo. Sì, ma il ragazzo deve seguire di più quello che gli viene detto di fare. Nonostante tutto, questi scout di team di primo livello hanno visto qualcosa che... che probabilmente c'è. Sì, forse quella rabbia. Va bene, ragazzi, alla prossima! Ciao!